con Scarta anche a Bologna i rifiuti diventano arte. Infatti dopo Ravenna, Imola, Modena, Udine e Pisa, la Traveling Exhibition del gruppo ERA arriva in città entrando nel circuito di Arte Fiera. Ministro, cioè il fatto di essere come azienda nella linea d'onda di questa logica dell'economia circolare e quindi all'interno di questa abbiamo avuto la fortuna o la furbizia di entrare 2 anni fa con l'acquisizione di questa azienda che lavorava in Toscana e che aveva costruito una sua sezione che, lavorando con l'Accademia di Belle Arti di Firenze, utilizzava gli scarti dei rifiuti industriali, perché questa è una società che lavora rifiuti industriali di vario genere, per produrre opere d'arte. Questa logica noi l'abbiamo tutelata quando siamo arrivati comprandola e ne è venuta fuori una cosa ancora più impegnativa. Quest'anno l'abbiamo utilizzata non solo per le classiche fiere a cui partecipiamo, ma abbiamo fatto delle occasioni di incontro come questa in 7 province nelle quali noi siamo presenti. Oggi con Bologna chiudiamo il giro di quest'anno, ma certamente non chiudiamo l'attività. Nel frattempo, una cosa bella da ricordare è che, affiancata all'Accademia di Firenze che aveva iniziato questa attività per loro, ci abbiamo infilato anche la collaborazione dell'Accademia di Bologna e quindi adesso lavorano insieme e ormai il filone è tracciato. Del riciclo che sta improntando un po' tutte le nuove iniziative in tutte le categorie di rifiuti, perché non ci sono solo queste. E quindi questo direi che fitta molto bene con il percorso anche industriale che stiamo portando avanti. Fino al 18 febbraio sarà possibile dunque ammirare gratuitamente presso Palazzo Piepoli Campogrande le opere realizzate dai giovani artisti a partire dai rifiuti. Sabato alle 18 la performance di Angela Nocentini, che coinvolgerà il pubblico presente. In giornata peraltro la mostra sarà visitabile dalle 10 alle 24. Che ognuno porti un rifiuto, uno scarto della produzione industriale, ed è quello che poi abbiamo fatto. Nella fattispecie sono piuttosto contenta di avere poi io modellato queste figure come scultrice e poi dopo le abbiamo stampate in 16 esemplari e poi con un workshop con degli studenti dell'Accademia di Firenze e Bologna abbiamo trovato i materiali migliori, abbiamo trovato le texture migliori per realizzare ognuno di questi personaggi. L'idea era di creare una suggestione dove queste figure camminavano insieme al pubblico, ecco, mondo, è un po' quello che succede qui.